sicuramente siamo soddisfatti del lavoro fatto in quest'anno, con grosse soddisfazioni da parte soprattutto dei più piccoli, che è il settore di cui io prediligo e mi sono buttato anima e corpo, perché è il futuro e come tutti gli sport sono i piccoli e non è mai stata creata nella nostra regione una cultura di curare il minicross come può essere mini moto per la strada, eccetera, eccetera, e di conseguenza ci si sviluppa già a 18-19 anni sulle moto e non prima, e di conseguenza i campioni non potranno mai venire, o quelli pochi che ci sono stati dei talenti e basta. È una passione, io i bambini li faccio divertire come fosse un gioco qualunque, uno sport, poi si vedrà. Giustamente intanto servirà comunque per imparare a guidare la moto, che per strada magari avremo qualche incidente in meno. Di Bravo. conseguenza Importante. è un lavoro utile da una parte, e nello stesso tempo poi io ho questa passione, di conseguenza spero che escano dei campioni. Loro hanno la loro licenza per correre proprio ufficiale, iniziano da 7 anni, non prima, con vari step, varie moto, tipologie adatte a loro. E sì, io sono appena diventato istruttore nazionale della federazione, sono l'unico in Liguria, l'unico nella storia tra l'altro, e questo da una parte mi fa piacere, dall'altra mi crea un sacco di lavoro Di responsabilità. e di responsabilità, che effettivamente quella poi alla fine è quella che un po' ti frena, nel senso che vedere questi bambini che saltano, che fanno certe evoluzioni, effettivamente ogni tanto mi viene voglia di dirgli vai piano, ma non posso perché loro vogliono andare forte. Ecco, senti, chi si vuole avvicinare, proprio qualche genitore che ci sta a sentire, questi bambini che vogliono iniziare così nella massima sicurezza comunque a fare un po' di mini cross, un po' di mini moto, a chi si deve rivolgere e soprattutto se i mezzi li mettete voi a disposizione oppure devono già venire con la loro mini moto, la loro moto da cross piccolina. Certo, allora, vabbè, il nostro motoclub Bordighera, il Gentleman Bordighera, che è l'unico, diciamo, nella zona che si è un po' creato questa filosofia di insegnare ai piccoli. Il problema grosso è che non abbiamo ancora un posto fisso dove poterli insegnare, per cui ci spostiamo, ed è la tragedia purtroppo per non avere questo luogo. Per le moto invece vengono tutti dotati, anche perché si inizia con delle motorette, proprio il regalo di Natale classico, che si comincia a fare i primi passi e poi tutti poi passano alla moto più specialistica in brevissimo tempo. Purtroppo cambiano poi queste moto, però devono già essere dotate. Ci stiamo organizzando per trovare il modo di poterle anche noleggiare, giustamente, o farle trovare per provare a girare in moto. Noi, dedicandoci così ai bambini, ai giovani, comunque non abbiamo puntato ad avere piloti di una certa, come si dice, valenza, perlomeno sono tutti ottimi piloti, però ancora devono crescere. Siamo tanti e di conseguenza abbiamo curato più il basso della specialità, anche se devo dire che abbiamo proprio un minicrossista che proprio ieri a Bergamasco, in provincia d'Alessandria, ha fatto il terzo assoluto assieme a tutti i grandi. E come si chiama? Si chiama Davide Soreca, è il nostro campioncino, ormai è 3-4 anni che fa campionato italiano, regionale, lo vince praticamente sempre. E quest'anno ha cambiato moto, sono 85, è molto più grande di quello che è, lui è rimasto piccolino, ha trovato qualche difficoltà all'italiano, ma si sta riprendendo bene. Dico, domenica assieme ai grandi ha fatto il terzo assoluto, per cui Bene, bene. veramente la nostra punta di diamante. Poi ci sono molti altri piloti, sia nell'enduro che nel cross, che ha un paio di campioni regionali nelle loro categorie, non sono proprio i primi assoluti, però comunque si tolgono le loro soddisfazioni.